Ciao a tutti, a distanza di un paio di settimane ci ritroviamo qui in area sommitale del vulcano. Come vedete qui alle mie spalle stiamo facendo delle misure GPS di precisione per acquisire la posizione esatta di alcuni punti al suolo che serviranno poi per vincolare i modelli digitali del terreno ottenuti da drone o da satellite in modo da avere la nuova morfologia vincolandola a un dato validato al suolo. In modo che sia il più accurato possibile. Alle mie spalle vedete la nuova morfologia della voragine con un minimo di attività stromboliana ancora in corso e la bocca nuova. Vedete anche diverse bombe eruttate durante il parossismo del 7 luglio che hanno impattato il suolo qui tutto intorno a noi. Adesso ci muoveremo. Cercheremo di muoverci intorno all'area sommitale, all'area craterica, in modo da acquisire quanti più punti è possibile, in modo da avere quanti più vincoli è possibile per avere un DEM sempre più accurato. Come vedete, salendo si incontrano centinaia di bombe, molte delle quali hanno un bel cratere d'impatto. Ancora molto visibile, come questa qui. Vedete la bomba che ha impattato da sinistra, quindi da monte, ha creato il cratere e si è letteralmente spalmata, essendo ancora fluida, sulla parte destra dello stesso cratere d'impatto. Continuiamo la salita in questo caso verso la Bocca Nuova, che è il bordo che si vede all'orizzonte. Acquisiamo un'altra posizione. Qui siamo sul bordo della colata che è tracimato dalla Bocca Nuova. Lo vedete, questa qui più scura sulla destra è la colata che ha tracimato durante il parossismo del 7 luglio. Questa è tutta la colata. Ancora molto calda, si vede bene il riverbero del calore. E il bordo ben distinguibile. La precisione di questi GPS è dell'ordine di un paio di centimetri o poco più, per cui quando si inserisce la posizione di questi punti all'interno del DEM creato da drone o da satellite, lo si vincola al suolo con un'accuratezza molto più grande. Abbiamo raggiunto il punto di tracimazione. Quella davanti a noi, in primo piano, qui è proprio il bordo della Bocca Nuova da cui esce la colata. Si distingue bene questa parte scura rispetto al bordo della Bocca Nuova. E quella degassante lì è la voragine con la nuova morfologia. Tutta la parte dietro ai gas è la nuova morfologia della voragine. Qui siamo sul bordo della Bocca Nuova e questa è la colata che ha tracimato e è andata giù, si vede molto bene, verso valle in direzione nord-ovest. Adesso l'obiettivo è acquisire un altro punto di controllo al suolo, lì dove ci sono i colleghi. Monteremo la stazione lì e acquisiremo un punto sempre con una precisione di pochi centimetri. È un punto ben riconoscibile sui DEM perché è il bordo della Bocca Nuova nel punto di tracimazione, quindi un punto facile da vincolare nei DEM e avremo un buon vincolo in questa zona sommitale. Allora, siamo adesso sul bordo della Bocca Nuova. Siamo un altro punto. Quello che vedete qui in primo piano è tutta la Bocca Nuova ricolma dal 7 luglio dall'attività della voragine che vedete lì sullo sfondo degassante. Questa è la tracimazione verso valle.
La parte degassante lì in fondo è la porzione più meridionale della Bocca Nuova, la BN2, per capirci la bocca più meridionale che ha prodotto i primi anelli di gas. Non so se si sente l'audio, c'è un'attività stromboliana ancora all'auragine, motivo per cui probabilmente non acquisiremo punta andando in direzione dell'auragine. Punto di controllo per oggi, qui sul bordo della Bocca Nuova, alle mie spalle la voragine che continua la sua attività. Giusto per dare un'idea, siamo dal GPS a 3242 metri, più o meno tra 0.85 e 0.88, quindi con 3 centimetri di margine di precisione, ottimo per vincolare i futuri tempi. Questa alle mie spalle è la nuova vetta dell'Etna, a 3.369 metri di quota. Ciao a tutti, come vedete qui siamo in maniche corte perché il calore viene dal basso, tutta questa lava è dal parossismo del 7 luglio. Un saluto a tutti e alla prossima.